Un cappuccino all'antico caffè nazionale. Se io le dico Banca Popolare di Vicenza? Da pelle d'oca, purtroppo. Com'è Vicenza orfana della sua banca? Che cos'era la Banca Popolare di Vicenza per questa città? Tutto. Noi abbiamo perso tutto. Per ripianare la scia dei debiti lasciati dall'ex istituto di credito, in questi giorni sono stati messi sul mercato i palazzi storici della banca, che avrebbero un valore di 400 milioni di euro. GPS alla mano, ci siamo messi alla loro caccia. Questo enorme, situato di fronte alla chiesa di San Lorenzo, è Palazzo Repeta. Risale ai primi del Settecento e fu sede della Banca d'Italia, che lo cedette alla Popolare al vertiginoso prezzo di 9,3 milioni di euro. Se devono andare a ristorare gli azionisti, posso anche essere d'accordo, ma vendere un... cioè, questo è un palazzo che risale al 1500-1600, lo mettiamo in vendita, è come dire vabbè, ok, andiamo a vendere il Colosseo. È proprio Palazzo Thiene, progettato da Andrea Palladio, il pezzo forte qui a Vicenza. Ospitava la sede di rappresentanza della banca, al suo interno quadri di Tiepolo e Tintoretto. Io ci passo davanti tutti i giorni per venire al lavoro e proprio mi fa tristezza. Ci stringe il cuore, gli ha fatto la foto mio marito. Infatti mi è venuto un colpo al cuore, anche perché è una banca storica. Le dico, è un gioiello architettonico, oltretutto hanno fatto mostre. Le dico, hanno speso tantissimi soldi in cose che forse potevano fare a meno e siano donini. Sarebbe veramente un peccato se non fosse più visitabile, già lo era poco prima, ma se proprio non fosse più in nessun modo, Vicenza perderebbe una grande occasione, e invece ha una grande occasione di trasformarla in un altro polo museale. Nella speranza che lo Stato eserciti una prelazione sull'acquisto nella liquidazione coatta amministrativa della banca e che possa restituire quindi ai vicentini. Oh.